21 settembre. Tutte queste cose ti darò. Matteo 4:9. Tre livelli di attacchi. 3. Eccoci ora al terzo caso, l'attacco riguardante la croce. Osserviamolo attentamente perché questo è certamente il più coinvolgente che Gesù dovette affrontare. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria dicendogli: tutte queste cose ti darò, se tu ti prostri e mi adori. Matteo 4 versi 8-9. Il terzo attacco di Satana era per una vita senza la necessità della croce. In poche parole, consigliava Gesù sull'inutilità della sofferenza che avrebbe dovuto affrontare per compiere il suo mandato. Sai, non è necessario che porti quella spaventosa croce. Sarà più che sufficiente che tu ti inchini a me e tutto sarà immediatamente tuo. Gesù, con decisa autorità, rispose: vattene, Satana, Matteo 4:10. Dobbiamo rifiutare senza esitazione qualsiasi insegnamento che presenti Dio come un servo in attesa dei nostri ordini o, peggio, come un distributore automatico in cui l'unica cosa da fare è inserire qualche monetina, premere un tasto e ritirare quanto selezionato. Paolo, parlando del suo rapporto con la legge, scrive: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me, Galati 2:20. Dio ha promesso di benedirti? Assolutamente sì! Questo, però, non significa che non dovrai più soffrire, che nulla mai ti mancherà o che non sarai mai tradito o deluso dagli altri. Gesù disse: se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto, Giovanni 12:24. Hai mai sentito questa strana espressione, uomo morto che cammina? Per adempiere la volontà di Dio, devi morire alla tua e farlo quotidianamente. Qualora fossi disposto a metterlo in atto, Dio ti porterà a nuovi livelli di benedizione. Scrivici su WhatsApp per ricevere le meditazioni giornaliere ed altro.